contro la Juventus, semifinale di Coppa Italia, partita acciuffata all'ultimo secondo dei regolamentari, l'Inter poi sarebbe stata eliminata ai rigori, all'interno però di 120 minuti che davvero si fa fatica ancora oggi a distanza di 13 anni a raccontare. Perché... Sì, è vero, fu un gol emozionantissimo proprio sul finale, io sono andato a raccogliere una palla in una posizione non mia, ma quando si parla dell'intuito, Stankovic che crossa, Emre che chiude sul secondo palo, io sulla parata di Chimenti poi faccio tapin, sentivo che era momento di andare, avevo anche una maglietta che poi ha contribuito. Esatto, te lo sentivi? Sì, sentivo la responsabilità e anche un po' la missione che mi era stata data al mattino dal papà di un ragazzo che poi, in provincia di Brescia, che si chiama Francesco, che aveva avuto un momento di crisi personale, era scappato di casa e quindi so che ha visto quel gol in un bar a Genova e vedendo Francesco torna poi ritornato dalla famiglia. Quindi molte volte ci sono cose guidate dall'alto, bello, come quell'evento lì. Poi abbiamo